Allora, eccoci nella post partita con Mister Vulpiani e Mister Carletti per la 97. Un commento a caldo su questa partita, Mister. Cominciando da Vulpiani o Carletti, come vi pare a voi. È stata una partita approcciata forse un pochino più con meno verve delle altre volte. Gli avversari hanno preso fiducia nel loro gioco, ci hanno messo in difficoltà. Abbiamo subito un pochino in mezzo al campo le loro giocate, e comunque sia la partita è vissuta di equilibrio, no, ha spezzato sicuramente il rigore, ha spezzato sicuramente il raddoppio loro, e poi ne siamo stati poco lucidi in alcune giocate rispetto alle partite precedenti. Adesso questa qui è una partita che ci deve far tornare un pochino con i piedi per terra, sicuramente ci sarà molto da lavorare, pedalare molto, parlare molto poco, questo è il futuro. Infatti una seconda domanda che ho notato è che in campo oggi forse è troppo imprecisione da parte della vostra squadra, soprattutto in attacco, siete arrivati pochissime volte a concludere davvero a rete, non so se meriti l'avversario o forse più dei meriti vostri. No, riconosciamo i meriti degli avversari, hanno fatto una partita molto molto bella sicuramente, e in questo però c'è anche un pochino del nostro. Non siamo stati dominatori del gioco come nelle ultime due partite. La partita è vissuta in aria, ripeto, di equilibrio, e gli episodi sono stati tutti sfavorevoli a noi in questa gara. Ultima domanda per la prossima partita. Qualche assenza dovuta anche alle espulsioni e ai giocatori diffidati. Come vedete la prossima gara? Sì, ecco, questa è un'altra cosa che dobbiamo vedere, perché a mio avviso l'arbitro ci ha messo molto del suo, però anche noi abbiamo perso un pochino la testa, e questo non dobbiamo farlo, perché abbiamo tutte le qualità per stare sempre in partita. La partita non è mai chiusa per noi, abbiamo un potenziale in attacco notevole, e quindi questo qui c'è da insegnamento per le prossime partite, per il proseguo della stagione. Ancora grazie, mister, alle prossime.